Buongiorno a tutti, sono Antonio Di Stefano, sono un componente del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Basilicata e a noi è stato affidato il compito di svolgere un'analisi valutativa sul programma operativo FSE 2007-2013. Dicevo, l'intervento che adesso illustrerò è articolato in due fasi. Una prima fase che in parte è già stata anticipata dall'infografica e sulla quale quindi andrò anche abbastanza velocemente e che definisce quali sono le metodologie utilizzate per lo svolgimento dell'analisi, ed è una seconda parte invece che focalizza l'attività condotta sulle misure che sono state prese in considerazione. Ovviamente la finalità è quella di verificare come il programma abbia raggiunto i risultati previsti con la finalità naturalmente di garantire degli elementi informativi che non fossero soltanto legati all'analisi di ciò che era previsto come obiettivo nel 2007-2013, ma che potesse essere anche utile in chiave di prosecuzione a valere sul programma 2014-2020. È vero che questa analisi valutativa arriva in una fase nella quale il programma è già stato definito, ma è anche vero che siamo in tempi che sono ancora assolutamente utili in un'ottica di eventuale rimodulazione e riconsiderazione di quelli che sono gli obiettivi del nuovo programma. Il processo che abbiamo utilizzato è un processo che articolato, che in qualche modo risponde ai temi valutativi che avete già visto illustrati nell'infografica, quindi naturalmente come il programma ha impattato sull'occupazione in generale, ma non soltanto, anche sul mantenimento dell'occupazione, e poi in particolare come ha impattato su alcuni target specifici, giovani, persone svantaggiate, donne. I metodi sono, dicevo prima, metodi plurali, perché in qualche modo sono differenti anche gli oggetti delle analisi. Gli indicatori utilizzati sono stati sia indicatori quantitativi che qualitativi. Noi abbiamo cercato di coinvolgere quanto più possibile anche i soggetti che sono stati una parte di quei 105.000 destinatari. Quando è stato possibile abbiamo provato a tirarli dentro, e quindi accanto a dati quantitativi abbiamo anche dati qualitativi. Abbiamo somministrato e ottenuto in restituzione quasi 400 questionari, e le fonti di informazione naturalmente sono state diversificate. Noi abbiamo provato a portare a capitalizzazione naturalmente anche tutta la parte di analisi che era già valutativa, che era stata condotta ex ante e in itinere, oltre naturalmente a utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dagli uffici, quindi ovviamente gli strumenti di monitoraggio e così via discorrendo. Come abbiamo fatto a definire il campo d'azione? Un problema che ci siamo posti all'inizio è come approcciamo il complesso del programma. Abbiamo ritenuto opportuno identificare, sulla base di questi criteri, una serie di misure che in qualche modo potessero essere considerate una sorta di sunto significativo ciò che era previsto nel programma. Questo ci ha consentito di scartare interventi che in qualche modo potessero essere considerati similari e di identificare quindi quelli rispetto ai quali era, a nostro giudizio, interessante andare a verificare gli esiti e i risultati. I criteri utilizzati sono, l'avete già visto, la rilevanza economica, la rilevanza in termini di platea dei destinatari. Alla fine abbiamo raggiunto circa 11.000 persone, quindi il 10% circa dei numeri totali del programma, la copertura degli assi, l'innovatività. Vedrete che abbiamo scelto anche alcune misure che secondo noi sono innovative,
e ovviamente i criteri di stringente coerenza con la strategia europea regionale e infine, sicuramente rilevante, anche la continuità con il 14-20. Le misure identificate sono queste, non le elenco perché adesso entriamo e le analizziamo una per una. Come vedete abbiamo coperto i primi 5 assi del programma e abbiamo raggiunto anche una, a nostro giudizio, una rilevanza anche delle azioni in termini in termini sia di valori economici sia di destinatari. Su tutti quanti gli assi vedete che in termini di risorse impegnate abbiamo analizzato misure che sono tra il 20 e il 30%, fa eccezione l'asse 4, capitale umano, ma su questo asse c'è un numero significativo di interventi che afferiscono nel mondo della scuola che abbassano di molto anche la percentuale in termini di destinatari perché ovviamente vi renderete conto che le azioni in termini di orientamento eccetera sono azioni che hanno moltissimi destinatari e quindi come vedete tendenzialmente c'è una rilevanza tra il 20 e il 30% in termini di finanziari e tra il 15 e il 30 in termini invece di destinatari che sono stati coinvolti nella rotazione. Adesso andiamo a verificare con un focus specifico su quali sono stati i risultati rispetto alle 11 misure che sono state prese in considerazione. È ovvio che nel tempo che oggi ci è concesso noi non riusciamo a fare un discorso esaustivo su tutto, perché poi anche in corso di valutazione ci siamo resi conto che in realtà ogni valutazione poteva dar luogo a successive ulteriori analisi dei dati che avevamo raccolto, a un certo punto però ovviamente abbiamo dovuto fermarci. Quindi noi per ogni misura presa in considerazione darò un flash rispetto descrittivo della misura e un flash rispetto ai risultati e alle considerazioni che noi abbiamo fatto a valle dell'analisi. Quindi la prima misura presa in considerazione afferisce all'asse 1 adattabilità, stiamo parlando dell'avviso SPIC Sportello Impresa Formazione Continua. Quindi è un avviso pubblico lanciato nel 2012 che sosteneva il processo di adeguamento delle competenze del personale occupato presso le imprese. I soggetti beneficiari erano le imprese che potevano ricevere degli aiuti in regime di de minimis e i destinatari erano i lavoratori assunti all'interno dell'impresa. I progetti erano presentati con delle finestre a sportello e questo è un elemento, lo sottolineo perché è un elemento che è stato considerato positivo dai beneficiari e i progetti potevano essere presentati direttamente dalle imprese o avvalendosi di un organismo di formazione. La misura ha impiegato circa 3,6 euro e ha coinvolto oltre 2.200 unità con una netta prevalenza del genere maschile rispetto a quello femminile, stiamo parlando di 134 progetti per 622 aziende. Le aziende potevano anche presentare il progetto insieme. Qual era la finalità? La finalità era verificare come l'azione in qualche modo avesse impattato sulle imprese, sui risultati e sull'elevazione del sistema delle competenze delle persone che erano state coinvolte nell'azione formativa. Gli strumenti utilizzati, ovviamente l'analisi desk, questo sarà trasversale a tutte quante le misure, ma anche l'utilizzo delle banche dati disponibili, sicuramente il SIRFO, e abbiamo utilizzato in questo caso anche Telemaco, cioè la banca dati del sistema camerale, che ci è stato utile per verificare poi effettivamente l'impatto in termini di crescita di fatturato delle singole imprese. Abbiamo utilizzato anche un questionario alle aziende,
In particolare l'abbiamo utilizzato soltanto per le aziende che avevano gestito direttamente la formazione. Abbiamo ritenuto non opportuno utilizzarlo per invece per i soggetti che avevano utilizzato un soggetto delegato perché non ritenevamo opportuno chiedere a chi ha erogato la formazione qual era la qualità. È ovviamente un criterio di semplice. Quali sono le evidenze valutative? Bene, noi abbiamo verificato, guardando gli avanzamenti di fatturato dei soggetti che erano stati coinvolti, delle imprese, che tendenzialmente vi è stato per questi soggetti negli anni a venire un aumento di fatturato e di produttività. E questo in particolare per quelle imprese che avevano presentato un progetto individualmente e che in qualche modo, anche incrociando poi i dati che avevamo raccolto col questionario, erano quelle che dichiaravano che avevano utilizzato la formazione in termini di apertura a nuovi mercati e di incremento dell'innovazione all'interno dell'impresa. Questa analisi, quindi l'analisi anche dei bilanci, ci ha fatto verificare che tendenzialmente l'iniziativa abbia avuto anche un effetto di mantenimento sui livelli occupazionali, perché abbiamo verificato che rispetto a quelle imprese c'era un mantenimento o una crescita dei livelli occupazionali prima e dopo l'intervento. In termini di valutazione da parte dei soggetti coinvolti, la procedura amministrativa utilizzata, cioè quella della procedura sportello, è stata giudicata efficace, poiché in grado di garantire una risposta pronta al fabbisogno manifestato dalle singole imprese. Un suggerimento che ci sembra opportuno dare rispetto a questa misura e che forse a nostro giudizio andrebbe rafforzata la relazione della proposta progettuale da parte delle imprese rispetto al progetto di impresa, in particolare rispetto ai processi di introduzione di innovazione all'interno del tessuto imprenditoriale. Ci sembrava quindi che la presentazione fosse più tarata sulla qualità progettuale, quindi sulla coerenza intrinseca, probabilmente forse questo aspetto è un aspetto che può essere preso in considerazione. Ecco, queste erano alcune delle considerazioni che abbiamo ritenuto opportuno fare su questa prima misura. Vado velocemente perché le misure sono 11 e quindi in qualche modo dovrò andare giù con l'accetta eventualmente non so se ci sarà tempo per un confronto, ma in ogni caso poi il documento completo consentirà poi di verificare gli altri elementi che sono stati oggetto di analisi. Il secondo avviso pubblico è sempre riferito al medesimo asse e parliamo della sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante. È un avviso pubblico del 2012 che ha promosso appunto la sperimentazione di percorsi innovativi attraverso questo strumento. In particolare le imprese potevano chiedere la concessione di un voucher per la formazione dell'apprendista, potevano chiedere un voucher anche per avere una consulenza da parte di un esperto del processo tecnologico produttivo di loro interesse e potevano inoltre chiedere un incentivo all'attivazione del contratto di apprendistato, un incentivo rispetto ai costi salariali, che poteva essere a seconda del soggetto di durata 12 o 24 mesi. E ovviamente questa terza tipologia, come forse si può immaginare, quella che è stata di maggiore interesse da parte delle imprese, però anche la prima, il voucher sulla formazione d'apprendista, è stata abbastanza utilizzata. Stiamo parlando di 324 contratti, anche qui con una prevalenza 1 a 3 uomini e donne, attivati da 234 operatori economici. La finalità valutativa era qui verificare come la misura abbia avuto effetto su, in,
termini occupazionali, e gli strumenti utilizzati sono anche qui l'analisi desk, l'utilizzo di banche dati SIRFO e Basil. La banca dati Basil è quella che ci consente di verificare gli esiti occupazionali successivi, è un questionario alle aziende che ha avuto una copertura di ritorno del 10% rispetto all'universo. Ok, quali sono le evidenze valutative che ne sono venute fuori? Bene, in termini di occupazione, una percentuale elevata di beneficiari, circa il 61%, ha attivato un contratto a tempo indeterminato. Questo elemento è un elemento appunto del quale noi abbiamo contezza attraverso il ricorso al Basil. Ovviamente, dicevo, positivo riscontro sulla linea B dell'incentivo al sostegno all'occupazione, ma anche sulla linea A. Meno rilevante l'interesse sull'esperto. Sentire il microfono un po' più in alto, perché okay. Altrimenti fa le scariche, perché la posizione della mano okay, è giù. Scusami, Antonio. Me lo suggeriscono dalla regia. Interessante rilevare che il 34% ha dichiarato che probabilmente avrebbe contrattualizzato comunque il soggetto, ma con un'altra formula, presumibilmente qualitativamente più debole, più svantaggiosa per la persona, mentre il 26% ha dichiarato che invece la misura è stata fondamentale per l'attivazione del contratto. Il 75% delle aziende dichiara di essere soddisfatta della misura in termini di trasferimento di competenze che ha determinato a favore dell'apprendista, e complessivamente anche il sistema di gestione è giudicato favorevolmente, perché circa il 60% non ha consigli migliorativi, soltanto il 25% invece chiede una semplificazione delle procedure che sono adottate. La terza misura è, invece riguarda l'asse 2 occupabilità e riguarda l'avviso pubblico incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati. L'avviso pubblico del 2012 consentiva di concedere datori di lavoro un credito di imposta. Questa è una misura che era stata consentita in una logica evidentemente anticiclica, visto la fase di recessione in cui ci troviamo nel 2012, credito di imposta che impatta nella misura del 50% rispetto ai costi salariali e che dura 12 mesi o 24 mesi a seconda della natura del lavoratore. La misura ha drenato circa 9 euro e ha coinvolto 412 lavoratori con scarso disequilibrio tra uomini e donne e su 213 aziende. Anche qui la finalità valutativa era verificare come questa nuova misura avesse impattato su nuova occupazione. Anche qui abbiamo utilizzato gli stessi strumenti e lo stesso il questionario, vediamo le evidenze valutative, possiamo il 45% dei lavoratori assunti con incentivo sono ancora occupati, che è un dato assolutamente positivo. Il restante 55, quindi stiamo parlando di 223 unità, ha cessato il rapporto di lavoro, ma di questi 157 erano in occupazione al gennaio 2017. Quindi questo significa che, a nostro giudizio, l'incentivo fiscale ha determinato un effetto in termini di favorire l'inserimento occupazionale anche chiedendo attraverso il questionario alle imprese, soltanto il 20% dichiara che avrebbe comunque assunto, e quindi significa che è stato rilevante per la scelta fatta e probabilmente ha avuto anche un effetto in termini di acquisizione di competenze da parte del
da parte delle, diciamo, dei destinatari, poiché anche quelli che hanno cessati sono comunque stati assunti per un periodo lungo e poi per il 70% hanno trovato comunque occupazione. Vado velocemente, la quarta misura, sempre alta occupabilità, generazioni verso il lavoro, l'avviso pubblico qui è del 2008 consentiva di sosteneva l'assunzione attraverso sussidio laddove appunto venivano assunte nuove persone o trasformate in contratti atipici. Stiamo parlando di una misura importante perché ha coinvolto 1.319 persone, che è un dato significativo in una regione dei piccoli numeri come la Basilicata. Qui c'è un equilibrio tra uomini e donne. Ci siamo chiesti, poiché su questa misura c'era un vincolo dei 36 mesi, ci siamo chiesti che cosa è successo dopo i 36 mesi. Dopo i 36 mesi diciamo che possiamo dividere la misura in tre macro settori. Un terzo tutto sommato ha interrotto nei primi 36 mesi, un terzo ha cessato dopo il rapporto ed un terzo invece continua a lavorare nonostante la misura si sia ormai attivata quasi un decennio fa. E anche quelli che hanno cessato in qualche modo hanno per il 55% hanno successivamente attivato un'altra occupazione. Quanto tempo ha ancora? Così io mi leggo. È già sconclusi. Allora mi prendo due minuti ancora. Mi prendo due minuti ancora. Due minuti? Due minuti e faccio una sintesi. Il nucleo va sempre su livelli grandi. Va bene, faccio allora. È importante, però siccome purtroppo abbiamo lo capisco, per questo lo chiedo. Mi prendo due minuti e faccio un discorso di sintesi rispetto a tutto. Le altre misure sono prese in considerazione sono, non le adesso lasciamo perdere le slide, lo faccio a braccio, facciamo prima. Sono tre misure dell'area sociale. A questo punto posso anche sedermi che non ha più senso stare qui. Sono tre misure dell'area sociale che riguardano: uno il circuito penitenziario, una il sostegno ai soggetti svantaggiati ed un'altra le donne in difficoltà. Sono misure che tutte e tre sarebbero molto interessanti da analizzare, ma non lo facciamo, ma tutte e tre danno dei risultati, significativi in termini di costruzione di modelli, un po' meno in termini di occupazione, ma stiamo parlando dell'asse 3 inclusione sociale, quindi in qualche modo non era la finalità l'occupazione. Quindi in qualche modo noi riteniamo che ci siano state degli elementi di positività, se il rapporto col sistema dei servizi ha funzionato, ma è anche in qualche modo il vulnus rispetto al quale in termini futuri potrebbe essere migliorata l'efficacia di queste misure. Interessante anche il ruolo che è stato affidato per le donne ai soggetti che gestiscono direttamente i servizi, che secondo il nostro modello di vedere è una innovazione. Non dico altro su queste tre misure, rimando poi al testo della valutazione. Altre due parole prendo rispetto ad altre misure invece dell'asse capitale umano. Noi abbiamo analizzato una misura che era quella long list giovani imprese, che ci è piaciuto inserire perché è una misura che in qualche modo secondo noi è innovativa. Perché definisce, che cos'era la misura in brevissimo? La misura prevedeva la possibilità di inserire dei laureati all'interno di imprese che facevano innovazione attraverso l'intermediazione di un player che era l'Agenzia dell'Innovazione Regionale. Questo ha determinato un modello di azione che ha sviluppato una forma di matching che non era rigida, cioè non c'era una graduatoria per cui A vada a B perché prima di questo, ma un modello flessibile nel quale i soggetti facevano un'autovalutazione, le imprese venivano coinvolte e alla fine effettivamente con l'intermediazione dell'agenzia i soggetti trovavano modelli di collocazione più idonei. Anche i risultati in termini occupazionali sono significativi in termini percentuali, anche se poi la misura ha sostanzialmente interessato 65 persone, però
l'occupazione di queste persone è molto elevata, intorno all'80% a distanza di un anno. Due cose ancora rispetto al sempre capitale lavoro, invece sulla misura dei master universitari e non universitari. La misura ha funzionato in termini di risultati, cioè la formazione che era l'obiettivo dei soggetti quale strumento per garantirsi occupazione, ok, c'è stata più sugli universitari che non sugli non universitari. Il problema è che se poi andiamo a vedere dove questi soggetti hanno trovato occupazione, buona parte, la maggior parte è fuori regione. Quindi probabilmente qui una riflessione su modelli o agganci che consentono a questi soggetti di avere delle occupazioni va fatta. Che cosa ho dimenticato? La stessa cosa possiamo dire con i voucher, l'ultima misura sull'asse 5, anche qui sui voucher e sui dottorati è la stessa cosa, cioè anche qui ha funzionato, ma il ritorno dell'occupazione è spostato più verso l'esterno che non verso l'interno. Mi fermo, ci sarebbero tante cose da dire e probabilmente non sono nel tempo a disposizione, non è possibile fare tutto l'approfondimento possibile. Vorrei dire soltanto due cose, mi corre obbligo innanzitutto citare le persone che hanno redatto insieme a me il rapporto, che sono i colleghi D'Alessio e Mauro e inoltre i colleghi Simoncelli e Nota, che hanno fornito degli importanti approfondimenti su alcuni punti. E ultima cosa, questo lavoro è stato un lavoro che lungo, che ci ha appassionato. Vogliamo ringraziare l'autorità di gestione, non pro forma, perché comunque il confronto con l'autorità di gestione e con gli uffici, quindi segnatamente vedo la dottoressa Diana e Leonetti, ci ha consentito di entrare più nel vivo, più nella conoscenza dei processi. Naturalmente tutti gli altri uffici del Dipartimento che hanno garantito informazioni assolutamente utili rispetto all'attività condotta, e ovviamente vi ringrazio per l'attenzione che mi è stata riservata e vi rimando, per chi avesse ulteriori curiosità, al testo completo del documento.